Ciao bambini, ciao bambine, come state? Eccoci qui al nostro terzo appuntamento. Oggi è venerdì e come ogni venerdì andremo a leggere un albo illustrato. Il libro di oggi si intitola Le cose che passano. L'ho scelto per voi perché porta con sé un messaggio importante, ossia che nella vita tutto passa, tutto si supera. Se siete pronti e pronte, cominciamo con la lettura. Mettetevi comodi. Le cose che passano. Nella vita sono molte le cose che passano. Si trasformano. Se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce. Quasi senza lasciare traccia. La musica scivola via. Proprio come le bolle di sapone. Prima o poi i pidocchi, per fortuna, scompaiono. E i pensieri neri svaniscono. Proprio come si asciugano le lacrime. Il fumo evapora. Il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia. E la paura? La paura se ne va. E le foglie? Le foglie cadono. Come a volte i capelli. E anche i denti da latte. La polvere torna sempre, ma a volte sparisce. Tutto prima o poi passa, trascorre o cambia, ma c'è una sola cosa che non se ne va e non se ne andrà. Mai. Mai.